Sì. It was at this moment that he knew. He fucked up. Benvenuti ragazzi, qua è Toto che vi parla, dall'astronave Cartella 13. Siamo qui riuniti oggi per vedere le cartelle più importanti del secolo. Ma prima di iniziare, come ogni missione, la cosa più importante è una sola. Sigla! Tranquilli ragazzi, perché questo video sarà solo cadute. Questo video è nato da un'idea di 4-5 mesi fa in cui ho detto: cavolo, però c'è tanta gente che va in bici e di sicuro tanta gente fa tante cadute. Quindi ho fatto una storia in cui dicevo di inviarmi tutte le vostre cadute. Me ne sono arrivate una marea ragazzi, una marea. Fino adesso non ero ancora riuscito a scaricarle. Adesso, siccome sta arrivando l'inverno, tempo brutto fuori, è il momento ideale per fare una bella reaction delle vostre cadute. Per tutte le persone che guarderanno il video e saranno lì sulla tastiera a dire: ma tu stai prendendo in giro tutte queste persone che sono cadute, non dovresti prenderle in giro, dovresti essere serio, se questa volta ci si può. Ragazzi, se non volete vedere questo video, cambiate video. C'è da dire che volevo fare, diciamo, un format interessante che magari si può ripetere in più episodi, dove io e magari vediamo anche nei prossimi episodi altri personaggi reagiamo alle vostre cadute. Mi sembra molto divertente come cosa. Ma la primissima cosa, ragazzi, che vi chiedo di fare per iniziare questo nuovo format, questa nuova serie di video, è l'iscrizione al canale. Ci sono un sacco di voi che guardano i miei video e non sono ancora iscritti al canale. Credo sia assolutamente inaccettabile dal punto di vista della correttezza istituzionale. È gratis ragazzi, se apprezzate i miei contenuti mi fate solo un grossissimo piacere. Ma senza perdere tempo ragazzi, partiamo con il primissimo video. Oh, in mezzo agli alberi, bella guida. Vabbè dai, scivolata easy per adesso. Oh, un video a rallentatore. Drop, vediamo questa prima persona che droppa. Beh, sembra tutto regolare, infatti. Ah, ecco, c'è una seconda persona. Oh, No, perché? No, scusate, mi devi spiegare perché hai girato il manubrio. Un po', un piede. Questa era brutta, eh. Questa è una cosiddetta giornata. Avete visto come si è proprio impuntato? È uscito dalla rampa, pum, scalciata secca e l'avrà data bella secca, eh. Oh! Ragazzi, ma questi video mi fanno morire perché, cioè, io schiaccio play, c'è subito il momento proprio di esplosione. Oh! È incredibile, ti sei salvato veramente bene. Allora, abbiamo... sembra un drop, cos'è? Una parte... No! E veramente è secca, devo dire. Tanto mi fa morire l'immagine finale, perché mi è rimasto a me lo screen sullo schermo del ragazzo che è caduto con le mani dentro la ruota. Gasala! Attenzione! Cosa passò? Ragazzi, loro li conosco, li avrete visti di sicuro nei miei video. Questo posto è un secret spot, non vi posso dire dove, però quel salto lì ci ho girato anch'io. Mi fa ridere perché poi, cioè, avrà tirato anche una bella secca il ragazzo, però non importa, come se nulla fosse, una bella risata tra amici. Bici da trial ovviamente, ottimo, tutto regolare, bella lungo tra l'altro il gap. Bene, no! Sequenza di panettoni, primo panettone buono. Lì questo errore è proprio il classico errore di quando non si olla bene il rampa. Quando saltate, ollate. Se non sapete cosa vuol dire ollare, ricordate che c'è il mio tutorial qui sopra. Salto in legno spallatissimo qui, mamma mia. Noccioline, lì è proprio schiaccianocchi, eh. Poi abbiamo da Samuel, mi ha detto che mi ha inviato la stessa caduta da due angolazioni. Allora abbiamo angolazione da dietro, un suicide quasi stiloso, però un po' aggiornato. Oh, no, che male. Madonna, però
Non è neanche caduto malissimo, mamma mia. Lì addominale de ferro, eh. Ah, bello, anche con la GoPro la seconda angolazione, vediamo. Mi fa morire le esclamazioni, comunque sono la cosa migliore. Mamma mia, ma comunque ragazzi, me le inviate proprio che non ho tempo di reagire, non ho tempo, cioè apro il video, pam, secca, dico. Rivediamo un attimo, cioè sul sasso in pieno. Allora, siamo nel bosco, tutto tranquillo, whippata. Rip. Altro bosco. Un gheppone. Un giro nelle fragole ha fatto, non so, gheppettino. Curva secchissima, chiusura di sterzo classica, panciata per terra, con esclamazione di quello che filma che stoppa immediatamente il video. Un classico. Sulla neve, tema invernale. Anche i suoi amici stavano morendo da ridere. Sembra una hip, tutto tranquillo per ora. No. Ma da dove è arrivato? Cioè, dove cavolo era sta rampa? È andato un filo corto, rimbalzato. No. Avrà tirato una bella secchina con la testa per terra lì, eh. Ma questo video, scusate, adesso lo metto veloce mille volte per... Madonna che stecca. Mamma mia, quando si chiude così. Lui stava posando la curva. Aveva già girato troppo il manubrio e a un certo punto lo pam, si è chiuso secchissimo. Ma mi sa che lì, a vedere da come si è piegata, rallenti la ruota, si deve essere piegata secondo me il cerchio. Mi ricorda un sacco questa caduta, una caduta che ha filmato Ivo P26 all'Alboreto. Ci sono delle similitudini, eh. Droppettino, droppettino easy. Non molto con... Madonna, il modo peggiore di cadere dai drop, ragazzi. Per favore, quando fate i drop, non rimanete passivi. Perché qui lui è rimasto tutto indietro di peso, gli è uscito davanti, catapultato. Come la catapulta? Boom, me l'ha sfraccicata a terra. Puma Bike Crew ha deciso di inviarmi non uno, ma ben due video. Bello dinamico quel drop lì, eh. Beh, si è salvato veramente bene per essere atterrato fuori dall'atterraggio. Seconda caduta, salto. Lunghissimo. A parte la flettata indecente, gomme, ammortizzatori, tutto a pacco. Ma poi le ginocchiere. Passerella. Madonna, sta già andando a 200 all'ora sulla passerella. Che secca. Mamma mia, ma stavi andando a 200 all'ora su sta passerella. La rampetta finale lì ti ha proprio buttato in avanti. Attenzione, sotto il ponte. Bello cattivo. No. No. Ma questa? Mamma, scusami. Me la rivedo. È entrato bello cattivo in curva, tutto bello schiacciato, e poi... Ma cosa ci faceva lì in mezzo una bici? Cioè, sembra che l'ha messa apposta, ma mi ha fatto morire che praticamente quando hai preso la bici hai mollato secco le mani, via. Hai detto, vabbè. I believe I can fly. Io spero che la bici non era del tuo amico che ti stava filmando, se no avete fatto una gaffe incredibile. Anche perché attorno non vedo nessun altro, quindi... No. 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 Non ho capito, devo rivedere il rallentatore, scusate. Allora, non ho capito, hai fatto apposta a fare nose wheelie? Ah, però hai preso l'albero poi. Cavolo, eri sull'orlo, per capottarti in quel nose wheelie, eh. Manual sotto il portico di Teramo. Sotto il porticato di Teramo! E qui c'è, il video che si stoppa, non si vede neanche la secca alla fine. Pum, secco di schiena. Sta arrivando, approcciamo, andiamo, scriviamo un pelo avanti. Drop, drop to flat. Qui era proprio voluta la cosa. La flettata era voluta, infatti la flettata è stata prepotente, come possiamo notare. E la secca pure. Allora, abbiamo visto circa una trentina di video. Ancora una caduta. E poi, ragazzi, gran finale per questo primo episodio. Vi mostro quella caduta iniziale. Vi mostro come è andata a finire. Ah, parte... Ma io sono incredulo dai vostri... Non faccio tempo a far play. Esplosioni. Bene ragazzi, abbiamo visto un sacco di vostre cadute oggi, ma
Ne ho veramente, ragazzi, una marea di questi video. E infatti secondo me è una figata fare questa serie di video. Fatemelo sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. E tra l'altro fatemi sapere nei commenti, ragazzi, con chi vorreste vedere questo tipo di video, cioè la reaction alle vostre cadute insieme a me, affiancato a qualcun altro. Fatemi sapere nei commenti chi potrebbe essere il personaggio più ideale. Non per tutti i video, mi piacerebbe portare una persona per ogni video. Sarebbe fighissimo secondo me avere sempre un ospite speciale, diciamo. Adesso però, ragazzi, prima di concludere definitivamente questo video, è arrivato il momento tanto atteso. Io questa caduta è la caduta peggiore a cui ho mai assistito dal vero, credo. Non perdiamoci troppo in chiacchiere. Sì. Oddio, no. Adesso ci scherziamo su, perché comunque il ragazzo sta bene, tutto a posto. Ha preso una grossissima botta. Questa è stata una delle secche peggiori che ho mai visto al parco. Io non ho idea di come abbia fatto arrivare così corto. Io stavo filmando, ragazzi, io ero quello che filmava effettivamente, pensando di cadere in quel modo o quel salto. Infatti sono corso immediatamente a lui, perché atterrare di faccia non è piacevole. Lui purtroppo infatti si è rotto qualche dente in quella caduta, però diciamo che fortunatamente non è successo nient'altro. Questa caduta non l'abbiamo mai pubblicata da nessuna parte. Ho voluto proprio tenere questa caduta inedita per questo primo episodio di Secche Stellari. Bene, ragazzi, ma è giunto il momento adesso di lasciarci. Io spero che questo video vi abbia fatto sorridere. Ricordatevi che se volete inviarmi la vostra caduta, lasciatelo alla mail cartelladitesta@gmail.com. Grazie mille di aver visto questo video e fatemi sapere nei commenti chi volete vedere al mio fianco nei prossimi episodi. E noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Bella!